Quella che noi chiamiamo Azzurrina in realtà si chiamava Guendalina ed era la figlia di Ugolinuccio, il vassallo di Malatesta, che era il signore di Montebello. Si narra che il giorno del solstizio d'estate, il 21 giugno del 1375, giorno più lungo dell'anno, un giorno magico, mentre il padre era in guerra, la bambina sia scomparsa. Sembra che durante un furioso temporale la bambina corresse per le sale e i corridoi del castello, giocando con una palla di pezza. A controllarla c'erano due soldati che avevano avuto ordine di non perderla di vista. Ad un certo punto la palla incomincia a ruzzolare da sola, senza che nessuno la tocchi. La bambina è stupita, la insegue, cerca di afferrarla, ma la palla non si fa afferrare e incomincia a cadere gradino per gradino in una specie di scalinata chiocciola che finisce nel nevaio, nella zona di conservazione del cibo all'epoca. La bimba stupita si getta al suo inseguimento, giunge sul primo gradino, cerca di afferrare la pallina che vede sparire nel nevaio, cerca di fare qualche gradino, ma anch'essa cade, ruzzola insieme alla palla fino alla porta del nevaio, chiusa a catena, e da quel momento in poi della bimba non si sa più nulla. E l'ultima cosa che è rimasta di lei è un grido. Quello che poteva essere considerato un drammatico ma in fondo banale incidente presentava però dei particolari che contribuivano a rendere tutta la storia decisamente misteriosa. I due sbadati guardiani della bambina vennero subito fatti uccidere dal padre, disperato e furibondo. La versione sostenuta dai due non reggeva perché il corpo della bambina non venne mai ritrovato, nonostante tutte le ricerche. Guendalina era come svanita nel nulla. Questo è il luogo della tragedia. C'era un altro particolare che contribuì a creare il mito sinistro di Azzurrina e del castello di Montebello. Guendalina infatti aveva una caratteristica che per quell'epoca era inquietante. Si dice che la piccola Guendalina fosse albina e quindi di pelle chiarissima. Nel Medioevo le persone, soprattutto se donne, rosse di capelli o addirittura albine, erano considerate vicine al demonio, delle potenziali streghe. Per salvaguardare la figlia, Ugolinuccio e la moglie erano ricorsi ad un trucco abbastanza comune all'epoca. Fecero tingere i capelli della bambina, badando al tempo stesso a non farla uscire troppo dal castello. La tinta vegetale usata sembra creasse un particolare effetto azzurro sui capelli di Guendalina. Anche gli occhi erano azzurri. Da qui il soprannome di Azzurrina. Ad Azzurrina sono legati molti dei fenomeni che oggi indagheremo e che da anni attirano a Montebello turisti, medium, sensitivi e parapsicologi. La tradizione vuole che ogni 5 anni, il 21 giugno, si senta la voce di una bambina che si lamenta e invoca aiuto. Ogni 5 anni, laddove la bimba è scomparsa, esistono appunto delle sonorità che sono inspiegabili dal punto di vista scientifico, che rievocano la voce della bimba. Si sentono delle parole, ad esempio. Una di queste parole è la parola mamma. Durante l'ultima registrazione di un istituto noto in Italia di questi eventi anomali, è comparso una specie di coro. Si è incominciato a sentire un'armonica che assomigliava molto ad una messa. All'interno di questa messa, con una forte sonorità, quindi sempre in crescendo, si può percepire un nome, è avvertibile un nome. Il nome di Belial, che guarda caso è il nome di un demone.